creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi l'impronta del suo disegno d'amore. Siamo chiamati tutti a collaborare giorno dopo giorno. Il racconto della creazione è ritmato da ritornelli, dove viene continuamente ribadita la bontà e la bellezza di ogni cosa che esiste. Dio con la sua parola chiama la vita ed ogni cosa accede all'esistenza. La parola separa la luce dalle tenebre, alterna il giorno e la notte, avvicenda le stagioni, apre una tavolozza di colori con la varietà delle piante e degli animali. Siamo i figli del grande Re, il Creatore, capace di leggere la sua firma in tutto il creato, che oggi noi non custodiamo. In quel creato c'è la firma di Dio. Ricordiamoci che la radice di tutti i mali è la iniquità. Dio perdona sempre le offese e gli abusi. Dio sempre perdona. Gli uomini perdoniamo a volte. La terra non perdona mai. Custodire la sorella terra, la madre terra, affinché non risponda con la distruzione. Scegliere a partire dalla priorità. Essere uomini e donne testimoni di carità, non aver paura di custodire la terra che è madre di tutti. Dobbiamo riportarla ai nostri figli, migliorata, custodita, perché è stato un prestito che loro hanno fatto a noi. Vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico e sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione,